Viagra? Ma non lo so, potrebbe anche funzionare con quello. Sinceramente non ho mai provato. Porto il mio fidanzato. Finalmente anche io sto qualcosa. Siamo approfonditi e ora state per assaggiare le cose che ci hanno portato da quattro diverse regioni della Russia. Questo proviene dalla Repubblica Tatarstan, dove c'è ancora la lingua tatara. Questa bivanda è un amaro che si chiama Google Maps. Ci sono 20 Google Maps. Che cosa fa Google Maps? Google Maps. Sembrava Google Maps. 40 gradi. Boom. Pensavo 24. No, purtroppo sono 40. È vero, erbe. Questo ci sono dentro 24 erbe tartare. Un amaro alle Io faccio erbe. I bicchieri belli violenti, non sono per le mezze misure. Alla goccia? No. Alla goccia? No. Questo va sorseggiato piano, ragazzi, aspetta. Buono. Sembra una medicina. Cioè, non capire ma lo sapevo. Buono, buonissimo. Sa di caffè. Buono. Mi ricorda il caffè Borghetti. Liquirizia. Che bevi allo stadio. Poi tra l'altro un sapore che rimane molto in bocca. Era dolce, ma non di quelli stucchevoli che dici... Anna qua, questo è bello intenso, decido. Buono. Sì. Buono, buono, vero. Eccezionale. Cosa c'è dentro? Allora c'è valeriana. Ecco. Garofano. Benissimo. Zenzero. La valeriana tiene lontani i vampiri. E no, ma scusa, ma lì poi come viene utilizzato? Nel senso che è un aperitivo, è no, durante no. I pasti, fine pasto? No. Ragazzi, di Tatarstan, mio amico che ha portato, ha detto che lo bevono anche con il Coca-Cola, lo bevono. Ah, come cocktail quindi. Ehi, orsacchiotto, guarda che io ti credo che tu sei vero. È che la gente a casa pensa che dentro di te ci sia uno degli autori del canale. Il nostro canale ha ottenuto la spunta di verifica e noi ne siamo molto fieri. Sì, perché questo significa che siamo dei veri italiani e non degli studenti in lingue straniere. Anche su Badoo c'è questa verifica. La spunta blu compare su quei profili che sono già stati approvati. Questo significa che dall'altra parte dello schermo c'è una persona vera! Tu puoi registrarti tramite Instagram, VK e Facebook. Guarda, ti faccio vedere quanta gente interessante che c'è. Hai visto? Ecco Orso, ti parlavo di questo segno. Ho deciso di confermare il mio profilo tramite Facebook e grazie a questo segno puoi essere sicuro di parlare con una persona vera e vedere le sue foto reali. Hai capito adesso, Orso, perché tu non puoi registrarti a Badoo? Dai, non essere triste. Suona la balalaika, che ti viene molto bene. Questo è da Vladivostok. Destra, estrema, vicino alla... Hai la regione, Vladivostok. Sì. Sto viaggiando un po' di quanto l'abbiamo. Esatto. Vladivostok. Questo è per i cornuti, sono sicuro. Ehi! Ragazzi! Love Gerbo. All'estratto di... All'estratto di pinnarello giallo. Di margherita. Bacio sta roba. Buono questo odore, sa di miele. Sa di shampoo. Sa di shampoo, al miele. Al miele. Ma com'è possibile che questo mi sembra più forte di quello di qua? Anche secondo me. Ah! Ma è buonissimo! È buonissimo, è fortissimo. No, aspetta. Fiori. Sì. Fiori, erbe, alberi. Wow. No, questo è buonissimo. È dolce questo, molto dolce. Miele. Sì, ma bravo, miele. 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 Vuoi? Corna. Sì. Corna. Sì. C'è dentro estratto di corna? No, come? Le corna? No, non è vero. Io sarei vegetariano. Cioè, c'è veramente corna di cervo. Corna di cervo? Veramente? Corna di cervo. Ma cioè... spettacolare, le immergono dentro. Ma, no vabbè, no, l'ho presa in giro. No.
Veramente? È un estratto di Corona di Cielo. Ma veramente? Ma ha delle, dei poteri magici sul uomo. Lunga la vita, si chiama la vita, il siero della gioventù si chiama. Giovinezza, scusa. Questo me lo porto a casa. Se hai problemi con l'uomo rosso, con le piante, aggiusto. Se hai problemi con sangue. Ma io soffro di anemia. Comunque ragazzi, no, questo è buono. Questa è una cosa veramente molto curiosa. Qua in Italia non c'è una cosa del genere. Una bianchiccia. Vai. Scusa. Ma l'altro bicchierino? No, giù, sono giù, anemica. Appoggia. Sono anemica. Basta. Però la cosa che non che mi piace è che non ti disgusta mai. Cioè è dolce, ma all'inizio, poi dopo ti lascia. E questo qua è arrivato da Altai. In una regione fantastica, bellissima, col boschi, montagne, una regione una dei più belli in Russia, Altai si chiama. Altai. Bellissimo. Bello. Quindi anche questo è supernaturale. Fa benissimo. Fa bene. Ad esempio, già questa bottiglia, guardandola da dietro, questo è un medicinale. Io non volevo dirlo, ma lo sciroppo della tosse. Sì, questo è per la tosse. Vokne. No, Votnbi. Shorsky. Che si chiama? Samagon. Ah, ma aspetta, ma Samagon l'ho già sentito. Ah, Super Samagon! È lui! No. Preghierino deve essere sempre appoggiato. Ah, proprio così? Così. Perché è fortissimo. Ragazzi, questo è tanto, eh. Alla goccia? Ah, questo si beve alla goccia. Ma perché mi piacciono tutti? È pazzesco. Sembra tequila. No, sì, è leggero però. Ma questo è meno di 40. No, è 40. Mi sa che vi siete già abituati. Ma l'avete mai bevuto prima di venire qua o non l'avete mai? Perché non c'è neanche le Infatti non c'è niente, non c'è neanche no, abbiamo assaggiato, siamo vivi. Ok, perfetto. Secondo me il mio stomaco mi sta bestemmiando in turco. No, in russo. In russo. Cos'è? E allora, tu devi capire che in Russia ci sono certi tipi di alcolici che ti donano dei superpoteri. Un distillato, ecco, un perfetto. Tipo una grappa, diciamo. Io voglio... Bevi due bicchieri di questo e sei il supereroe del paese. Scusa, proprio. Ma no, quindi la cosa funziona sia per gli uomini che per le donne. Allucinante. Comunque, il pane salame è buonissimo. Mm-mm. Con questo qua è la morte sua. Mm-mm. Buono. Vero. Bravi ragazzi. Ok, ora ci spostiamo in un'altra regione che si chiama Udmurtia. Udmurtia, come Murcia in Spagna. Beh, qua è una regione ricca di campagne, di sicuro, di coltivazioni di grano e frumento. Ma come sai? Ci sono le spighe. Ci sono le spighe sull'etichetta. E si chiama Hakapahap. Bakakap. Harakatata. Idnakari. Quante alghe ci sono dentro qua? 40%. Esame olfattivo. Ah, direttamente dalla bottiglia? Sì, dalla bottiglia. Mi viri i russi. Oh mio Dio, questo sembra molto buono. A me, anch'io sono... Tu lo puoi mangiare? Distillati. No! No! È vero. Ma non si beve alla goccia la mano. Non si beve alla goccia. Devi farlo piano piano. Mirtilli, bacche. Bacche. È veramente delicato, pazzesco anche questo. Qua. Sì. Idnakar. Buono. Malu di Murtia, se non sbaglio, è famosa perché c'è Ijevsk e che praticamente ha dato i natali al signor Kalashnikov. Io ne approfitto, scusate, perché non è vero. Questo è con la lingua. È buonissimo. Ma sai, questo è strano, sembra che si dissolva in bocca. Patpisivetis Nanash Kanal. Mi raccomando, ragazzi. Seguiteci, mettete like, campanella, così sarete sempre informati sui nostri video. Per noi il vostro supporto è importantissimo per continuare. Ciao ragazzi, pat pisi betis, nanash canal, baci!